Sto dito, metti lì che oggi ho fatto che me le facevi. Ma poi c'è anche Basilio che dai. Ah, bravo me, quello stracca via. Che per fare una fascetta ascendente in 3 giorni. Capire, lui fa, è il poeta. Tanto più c'è niente, non ne passo più. O perché uno sposi? Ah, brava, così ti diventa parente e smetti di pagarlo. Ma fa che La compagnia del Polvarone ha chiuso la rassegna Calcit in scena ad Arezzo Fiere Congressi. Probabilmente si è trattato dell'ultima ad Arezzo per La pensione Adelina, la brillante commedia di Roberta Sodi che ha letteralmente spopolato nei diversi teatri e che è giunta alla 10ª replica per questa stagione. E a proposito di numeri, c'è da segnalare che con l'esibizione per il Calcit il Polvarone ha raggiunto un altro traguardo significativo. 40 spettacoli dalla nascita della compagnia, nata nel 2009 ma con la prima ribalta il 24 ottobre 2010 al Teatro del Circolo Artistico con il mistero della mutanda misteriosa. 6 anni di crescita, di cambiamenti, con soddisfazioni sempre crescenti. Sto vedendo una delle foto di uno degli ultimi spettacoli a Tregozzano. In prima fila, le prime due file erano tutti bambini e tutti entusiasti. L'altro giorno una signora ci ha raccontato che la sua nipote aveva visto lo spettacolo a Tregozzano, tornò a casa, 9 anni aveva, e ha detto: nonna, ho visto una commedia bellissima, devi andare a vederla, e lei è venuta a vederci poi al comune. E questa è una gran bella cosa, perché in fondo che vogliamo fare noi? Vogliamo che la nostra cultura, il nostro vernacolo non finisca, non vada nel dimenticatoio, ma si passi ai ragazzi più giovani.